Grazie Presidente, io volevo ringraziare lei per la possibilità che ci viene data oggi di discutere in aula e di parlare in aula, forse una delle ultime possibilità, visto la legge elettorale che il duo Renzi e Berlusconi stanno mettendo in piedi, che qualcuno ha definito Italicum, noi preferiamo chiamarla Turchinium, visto che la democrazia e la possibilità di dibattito in questo Paese verrà riservata solo ed esclusivamente al Partito Democratico e a Forza Italia. Vede, sul dibattito che riguarda la fiducia, in questi mesi siamo passati da una dichiarazione del Presidente del Consiglio, l'ultima volta che è venuta in aula, dove diceva che preparerà gli impegni 2014, invece ad una puntata di un famoso format televisivo che si è consumata circa una settimana fa, dove qui vicino a Palazzo Grazioli è stata recapitata una lettera con scritto "C'è posta per te". La puntata poi si è consumata negli studi televisivi davanti a cameraman e giornalisti al Nazareno, dove dopo una chiacchierata si è tolto un muro e si è scoperto che dopo 20 anni di contrasti il Partito Democratico la pensa esattamente come Forza Italia. Vede, intanto che tutto questo succedeva, il governo e il Presidente del Consiglio era impegnato a valutare un possibile rimpasto, a giudicare il lavoro dei suoi ministri. E in questo possibile rimpasto si è valutato addirittura la possibilità di formare un nuovo governo, un cosiddetto Letta bis. Allora ci siamo messi anche noi in quei giorni a valutare l'operato di questo governo e l'operato dei suoi ministri, dei singoli ministri. Ci siamo chiesti quale potesse essere stata la capacità riformatrice presentata a suo tempo di questo governo. E non abbiamo trovato alcuna riforma presentata da un singolo ministro, a meno che non si ritenga una riforma importantissima a questo Paese, un corso di guida gratuita per gli immigrati. In questi 10 mesi siamo passati dal servizio per il Paese ad una servitù per delinquenti ed immigrati, dalle riforme a genitore 1 e genitore 2. Da vedo la fine del tunnel a tassiamo anche l'aria che si respira, dal federalismo al forse si paga l'IMU ma l'importante è non dirlo, dalla spending review a più dipendenti pubblici e più prefetti, dai pagamenti elettronici al bancomat per il Sud, dall'occupazione a un corso d'inglese per trasformare e tradurre le proposte del segretario nuovo del Partito Democratico, dalle palle d'acciaio alla ritirata sul decreto Salva Roma, dallo sviluppo economico al dia alle dimissioni, dalla sicurezza all'abrogazione del reato di clandestinità e dalla stabilità al marketing politico. Sì, perché, Presidente, vede, in questi 10 mesi sono cambiate tante cose, ma se il Presidente del Consiglio dovesse fare effettivamente una valutazione del lavoro dei suoi ministri, noi pensiamo non dovrebbe provvedere a un rimpasto, ma una vera e propria sostituzione di massa. E poi c'è una domanda da porci in quest'Aula e da porre al Governo. La domanda è se la legge elettorale taglierà il numero dei parlamentari, se la legge elettorale creerà occupazione, se la legge elettorale abbasserà la pressione fiscale o diminuirà il debito pubblico, o se la legge elettorale creerà un circolo virtuoso da far ripartire i consumi. La risposta evidentemente è negativa. E allora perché la nuova coppia della politica, Renzi-Berlusconi, hanno deciso di far diventare la legge elettorale non una priorità, ma la priorità dei lavori parlamentari? Io penso che il Presidente del Consiglio, che oggi non è in aula, si sia chiesto la stessa cosa. Perché in questi mesi quella già citata precedentemente da noi famosa legge del contrappasso dal PDL al Partito Democratico si sta consumando e ha svolto anche la prima tappa. La prima tappa è stata quella che dopo 20 anni di contrasto da parte del Partito Democratico alle strumentalizzazioni politiche
e al marketing politico di Silvio Berlusconi ha ricevuto il testimone ed utilizza esattamente lo stesso metodo attraverso il nuovo segretario del partito che un giorno ci dice che le preferenze sono un ritorno alla Prima Repubblica e il giorno dopo ci dice che lui voleva metterle ma Forza Italia non ha voluto. Ora c'è un passaggio di consegne evidente e nel passaggio di consegne evidente governo e presidente è stato citato a suo tempo come una grandissima capacità politica del presidente del Consiglio di aver spaccato il PDL. Oggi probabilmente in quella legge del contrappasso sta succedendo la stessa cosa all'interno del Partito Democratico, con la differenza che non è un avversario politico a spaccare il Partito Democratico. E poi la tanto conclamata affluenza popolare e veritiera affluenza popolare alle primarie del Partito Democratico oggi ci portano a fare una domanda nel rispetto di quelle persone che trasparentemente hanno fatto una scelta precisa dal punto di vista dei valori ma che hanno anche versato per il loro voto 2 euro, che oggi il Partito Democratico ha praticamente deciso di investire in una consulenza per farsi scrivere la legge elettorale dal senatore Verdini e nella riabilitazione politica completa di Silvio Berlusconi. Quelle persone non so se saranno tanto contente, ma non spetta a noi dare un giudizio. Noi oggi evidentemente, lo dico al governo, non daremo la fiducia a questo governo di cui abbiamo assolutamente un giudizio negativo, visto non quello che non è stato fatto, ma visto soprattutto i danni che ha creato. Ma ci appelliamo al Presidente del Consiglio oggi, non chiedendogli coraggio perché ha dimostrato in questi mesi di non averlo, ma chiedendogli perlomeno un sussulto di dignità, perlomeno che gli impegni 2014, che saranno esattamente gli stessi come gli impegni del 2013, lui abbia un sussulto di dignità e in questi giorni eviti il marketing politico del suo partito e le questioni di immagine del suo segretario e pensi veramente ai bisogni della gente. Ciò non toglie che oggi il nostro voto è contrario perché questo governo, e lo ripetiamo, ha delle priorità che sono assolutamente ingiuste nei confronti dei cittadini.